Perché il Bitcoin ha le sue bolle di mercato? Ecco un indizio, la scarsità non c'entra, anche se molti pensano che sia così. In effetti, abbiamo dati che dimostrano che l'emissione non ha alcun impatto sulle bolle. Questo video esplorerà la natura delle bolle del Bitcoin ed è il seguito del nostro video sulla teoria della legge di potenza del Bitcoin. Le bolle del ciclo di mercato del Bitcoin sono un bene per il Bitcoin? Molti direbbero di no, e i critici arrivano addirittura a dire che le bolle dimostrano che il Bitcoin non è un asset serio. Questo non potrebbe essere più lontano dalla verità, come dimostreremo in questo video. Innanzitutto, cominciamo con la legge di Moore, un'osservazione euristica che sostiene che la potenza di calcolo raddoppia all'incirca ogni 2 anni. Il meccanismo di regolazione della difficoltà del Bitcoin garantisce che, con il passare del tempo, sia necessario spendere molto denaro ed energia per estrarre altre monete.